Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono contento di parlare a questa platea di studenti che non vedo, ma insomma, che cerco in ogni modo di immaginare. Sono molto felice che si sia potuta fare questa iniziativa anche a dispetto delle difficoltà che tutti stiamo attraversando. Dunque, il tema di questo incontro è abbastanza centrale nella nostra vita contemporanea, così come lo è stata nella vita e nella società del mondo antico. E il tema è quello diciamo, del rapporto, dello scarto che ci so, che c'è, che funziona, che esiste fra straniero da un lato e barbaro dall'altro. In pratica, due caratteristiche che confluiscono in quella che noi chiamiamo l'alterità, l'essere altri rispetto a una comunità che si identifica, diciamo, fortemente in se stessa. Allora, cominciamo dai greci. I greci ai quali noi dobbiamo, come sapete, moltissimo. I greci ci hanno lasciato grandi doni di filosofia, grandi doni di letteratura, grandi doni di arte, grandi doni di linguaggio, perché molte delle parole, soprattutto delle parole del lessico intellettuale che noi stiamo usando, anche alcune che sto usando io, che voi usate quando parlate con i vostri insegnanti, quando fate i vostri compiti, eccetera, sono di origine greca. Però ci hanno lasciato in omaggio anche qualche dono, come si direbbe, un po' avvelenato, ecco, qualche dono che ci ha fatto non solo bene, ma anche male. Il primo di questi doni che io vorrei citare è proprio un dono che riguarda l'alterità. Dono usato in termini in senso negativo, naturalmente. Questo dono che riguarda negativo, che riguarda l'alterità, è la parola barbaros. Con barbaros i greci indicano lo straniero in quanto, ecco, qui sta il punto. La radice di barbaros è una radice che noi troviamo, di questa parola, che noi troviamo in altre lingue indoeuropee, per esempio nel latino balbus, che vuol dire balbuziente, e così in altre lingue dell'area comune all'indoeuropeo, che quindi indica qualcuno che ha difficoltà a parlare. Allora, il primo punto che volevo chiarire è proprio questo. I greci, per indicare lo straniero, lo indicano come quello che in qualche modo balbetta. E anzi, un geografo greco, Strabone, a un certo punto ce lo dice esplicitamente. All'inizio questo termine barbaros fu usato in maniera dispregiativa per indicare coloro che parlavano male la lingua greca. Poi successivamente è passato a indicare anche in generale lo straniero, il barbaros. In realtà i greci hanno due modi per definire lo straniero. Un altro è xenos. Ma che differenza c'è? Allora, lo xenos è lo straniero in quanto appartenente comunque al mondo greco, cioè è lo straniero greco. Se io sono ateniese, un beota o uno spartano o un altro appartenente a un'altra comunità, un'altra regione della Grecia, è uno xenos nel senso che è uno straniero, però partecipa di quello che Erodoto chiama l'ellenicon, to hellenicon, cioè il carattere greco, che secondo Erodoto poi consisteva nell'avere in comune dei culti, una lingua e dei culti, una lingua e una religione in generale, insomma, è un sangue. Questo sarebbe to hellenicon, il carattere greco in senso lato. Allora, gli stranieri che sono però greci dentro l'ellenicon sono xenoi. Quegli altri sono barbaroi e sono detti barbaroi perché, come dicevo prima, hanno un modo balbettante di parlare. In altre parole, voi prendete un abitante della Tracia, della Pamfilia oppure un persiano,
il quale parla greco, parlerà greco in maniera che sembra una balbuzia, diciamo, che sembra non riesca a parlare. L'aspetto, come dire, delicato della questione sta in questo, che si usa un modo dispregiativo per dire straniero. Perché quando noi diciamo straniero, non implichiamo nessuna relazione, nessuna connotazione negativa in questo termine. Straniero vuol dire semplicemente che non appartiene alla nostra nazione, alla nostra città o quel che sia. Uno straniero, uno viene da fuori, ma non c'è una connotazione negativa. In barbaro, invece, c'è una connotazione, cioè è come se i greci avessero un'opinione abbastanza negativa degli stranieri, tanto che li ridicolizzavano, perché questo è un altro punto interessante. Il balbuziente tradizionalmente nelle culture antiche è visto come qualcuno che provoca il riso, che suscita riso intorno a sé. Quindi potremmo anche dire che barbaros è un termine derisorio dello straniero. Poi naturalmente il senso di barbaros nel tempo cambierà e ci saranno anche tanti pensatori i quali diranno in maniera che sembra un po' illuministica, no? Come lo stesso Strabone che dicevo prima, in maniera un po' illuministica diranno, beh, vabbè, è vero, sì, noi diciamo barbaro perché questi sembra che balbettino, però in realtà anche noi quando parliamo la loro lingua sembra che balbettiamo. E qui, diciamo, Strabone dà prova di un grande sentimento di relativismo culturale, come si dice, cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri quando si parla degli altri. Sì, d'accordo, faccio un parallelo presente. L'immigrato ghanese o l'immigrato rumeno che parla italiano a me sembra che balbetti, può sembrare che balbetti. Però devo sempre essere consapevole del fatto che se io sapessi la lingua del ghanese e la lingua del rumeno, e in genere non la so, sono semplicemente un ignorante, ma se anche la sapessi e la provassi a parlarla, a lui darei la stessa impressione. Questo è il relativismo culturale, che è un grande antidoto per tutti i razzismi, per tutte le forme di disprezzo verso le comunità che non sono le nostre, cioè un grande antidoto per questa malattia che si sta diffondendo sempre più, che è l'identitarismo, cioè l'identificarsi fortemente con dei valori che riteniamo superiori a quelli degli altri. Bene, torno dunque al punto. Che lo straniero per il greco balbetti, lo si vede anche da una scena famosa dell'Agamennone di Eschilo. Nell'Agamennone di Eschilo, tragedia che forse alcuni di voi avranno o letto o perlomeno conoscono un po' dalla loro esperienza scolastica, la storia va così: Agamennone torna a casa dalla guerra di Troia e, come sapete, si porta dietro una schiava che è Cassandra, la profetessa troiana, la figlia di Priamo. La tragedia consisterà nel fatto che Clitennestra, la moglie, per vendicare la figlia che Agamennone ha sacrificato per poter partire per la guerra di Troia, questa è avvenuta prima, e perché nel frattempo Clitennestra si è unita a un altro uomo, che è Egisto, e vede arrivare il marito con un'altra donna, che è Cassandra, insomma, tutto ciò provoca un'atmosfera tragica per cui avviene il famoso omicidio, cioè Clitennestra ed Egisto, o a seconda delle versioni solo Egisto, uccidono Agamennone. Ma che cosa accade quando arriva Cassandra? Cassandra parla, cerca di parlare, no? E lì il corifeo e altri nella tragedia dicono: ma che lingua, cosa sta dicendo? E poi dicono, che questo è molto interessante, nella sua lingua barbara sembra una rondine. Allora, entrate un po' con me dentro il mito greco. Che cos'è la rondine nel mito greco? La rondine è una delle due sorelle, Procne e Filomela,
no? Che a loro tempo avevano subito grave ingiuria da Tereo, il marito di Procne, ed era perché questa avevano subito ingiuria? Perché nel frattempo Tereo si era innamorato della sorella Filomela, aveva commesso un atto sessuale, insomma, aveva commesso adulterio con lei e per farla tacere poi le aveva fatto tagliare la lingua. Gli dei, indignati per tutta questa mostruosità che stava avvenendo, poi le due sorelle si erano vendicate facendo mangiare i figli a Tereo, eccetera, eccetera, aveva trasformato tutti in uccelli. E questo è il punto per noi. Filomela, la rondine, Filomela era divenuta una rondine. La rondine, quindi, è assimilata nel mito greco a una donna con la lingua tagliata, cioè che non riesce a parlare, che non può parlare, perché effettivamente il grido della rondine è uno strivio che non rassomiglia al canto melodioso, per esempio, dell'usignolo, Procne era diventato usignolo, di altri uccelli. Quindi, quando nell'Agamennone di Escolo danno della rondine a Cassandra, che cosa vogliono dire? Nella tua lingua, Barbara, sembra che tu abbia la lingua tagliata, cioè tu non riesci a articolare le parole. Ecco un'altra manifestazione di questo atteggiamento, diciamo, un po' dispregiativo, derogatorio, si direbbe con una parola che abbiamo preso dall'inglese, nei confronti di chi non parla la nostra lingua o la parla male. Tutto ciò ci fa riflettere su un aspetto della civiltà greca che va messo in evidenza, cioè la civiltà greca, che naturalmente non può essere ridotta adesso in poche parole, non sto facendo io, ma insomma sto parlando di tendenze, ha una tendenza fortemente etnocentrica, cioè ha la tendenza a considerare i greci, per loro definizione, superiori agli altri. Tant'è vero che c'è un verso famoso di Euripide che dice che è giusto che i barbari siano schiavi dei greci. Siccome i greci avevano molti schiavi, che non greci, diciamo, che venivano da altri paesi, nel verso di Euripide, giustificava questo: i barbari sono inferiori per loro natura, quindi è giusto che siano schiavi dei greci. E Aristotele riprenderà questo verso quando, nella politica, giustificherà la schiavitù, proprio dicendo che sono degli esseri che sono inferiori per natura, che non sono capaci di governarsi da soli e che quindi è giusto che siano schiavi gli altri. E a questo punto cita, cioè come dice Euripide, è giusto che i barbari siano schiavi dei greci. Tutto ciò, insomma, mostra della Grecia un atteggiamento etnocentrista che, ripeto, non è un bel regalo che è stato fatto alle culture successive. Cioè, quando ci sarà poi quell'idealizzazione della Grecia, che voi sapete avviene nel 700 e nell'800, soprattutto in Germania e in Inghilterra, beh, pensate che questa identificazione che inglesi e tedeschi hanno con i greci, gli inglesi si sentono ancora più greci dei greci, no? Lord Byron va a combattere per la libertà della Grecia e addirittura quando muore qualcuno chiede che sia sepolto sotto il Partenone per riconsacrare il suolo greco che era stato profanato dai turchi, cioè questo inglese è talmente greco che seppellendolo lì si riconsacrava il suolo greco e così i tedeschi che creeranno questa loro identificazione tra una razza tedesca, che sarebbe poi identica a quella dei Dori, eccetera. Che cosa fanno? Che cosa stanno facendo? Beh, purtroppo stanno ridando vita a un etnocentrismo, a un senso di superiorità della cultura greca che i greci avevano a loro tempo manifestato. Naturalmente la cultura greca, grazie a Dio, non ci ha insegnato solo questo, ci ha insegnato tante altre cose e vi sono tante posizioni all'interno della cultura greca che relativizzano molto questo etnocentrismo che ho citato prima, uno di
Strabone, vi potrei citare Diogene di Noanda, un epicureo, il quale diceva: queste cose le ho scritte per gli stranieri, dice, ma poi questo non è un nome nemmeno adatto, che non è un nome che dovrei usare, perché in realtà non esistono gli stranieri, no, esistono in pratica solo gli uomini. E così nello stoicismo, poi i filosofi stoici affermeranno che non esiste la polis, le poleis, le tante città di cui la Grecia è costellata, ma ne esiste una sola di polis, che è quella degli uomini. Quindi dentro la cultura greca ci sono tante altre cose, una cultura ricchissima. Però non bisogna dimenticare che questo senso di etnocentrismo è stato molto forte nella cultura greca e lo è stato ancora di più nella cultura ateniese, nella quale noi ci imbattiamo in un altro aspetto di forte identitarismo, di forte etnocentrismo. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a un mito che sorge a un certo punto, che diventa molto popolare, soprattutto tra quinto e quarto secolo avanti Cristo, che è quello della cosiddetta autoctonia. Che cos'è l'autoctonia? Beh, se ci sono dei ragazzi dei licei classici che mi stanno ascoltando, io sono veramente desolato di non potervi vedere, perché sono abituato a guardare i ragazzi in faccia, a vedere i loro occhi, alle loro reazioni, i loro sorrisi o i loro gesti di sconcerto. Purtroppo non posso vedervi, non so nemmeno chi siete. Di mettervi anche nel disagio del professore che parla al nulla, no? Che in realtà sta parlando a voi, ma non sta parlando a niente, sta parlando a uno schermo, è una situazione surreale. Chiusa parentesi. Torniamo ad Atene. Ad Atene allora si nasce questo mito di autoctonia, che significa che cosa? Voi siete appunto, dicevo, studenti che studiate anche il greco, quindi autos, questo, e kton, terra. Quindi l'autoctonia significa di questa terra, proprio di questa terra, perché autos ha anche questo significato, di proprio di, come si dice, autokasigmetos, un fratello buono, un fratello vero, diciamo. Allora, il mito prevede che i greci, gli ateniesi, siano nati direttamente dal suolo dell'Attica, siamo venuti su dalla terra. Quindi, che c'è di più identitario dell'autoctonia? Niente. Cioè, vuol dire, prima di noi su quella terra non ci ha abitato nessuno. Siamo venuti noi su dalla terra. Siamo noi i veri abitanti di questo luogo. Questo mito veniva rinforzato da altri miti che dicevano che i primi re degli Ateniesi erano stati dei re per metà serpenti, Cecrope ed Erittonio. E cosa vuol dire metà serpente? Il serpente è l'animale che per definizione vive sottoterra, no? Per i greci è un simbolo, come si dice, ctonio della terra. Quindi un re metà serpente è proprio un re che per metà è fatto della terra di Atene, della terra dell'Attica. Addirittura si diceva che Erittonio fosse nato, i miti greci a volte sono buffi, per fortuna sono divertenti, fosse nato in questo modo. Efesto, cioè l'unico dio brutto dell'Olimpo, perché nell'Olimpo i dei sono tutti belli, bellissimi, tranne Efesto che non è bello. E si era innamorato di Atene, aveva un desiderio di fare l'amore con Atena fortissimo. E quindi la insegue. Atena, la vergine per eccellenza, non ne vuole sapere di lui. Però Efesto è talmente eccitato da questa donna che ama, che versa il suo seme e gli cade per terra. Dalla terra dell'Attica, dal seme di Efesto, vengono su gli ateniesi. Vengono su, scusate, il fatto di non vedervi mi distrae molto. Viene su il re Erittonio. Quindi è figlio, ha un'ascendenza divina, che è Efesto, e però è nato dalla terra. Quindi di nuovo siamo sempre lì, no? Gli ateniesi si sentono fortemente legati alla terra su cui abitano, su cui vivono. Bene, facciamo un divertente salto adesso. Dal mondo greco passiamo al mondo romano. Allora,
E proviamo a fare le stesse cose, no? Che abbiamo fatto con i greci. Gli stranieri prima e il rapporto con la terra poi. Dunque, i romani, cioè quelli che parlano il latino, che voi studiate a scuola, non hanno un termine che definisce gli stranieri in maniera, diciamo, offensiva o derisoria. Possono chiamarlo, lo straniero, possono chiamarlo peregrinus, per esempio, cioè colui che peregrina, attraversa, letteralmente attraversa il campo, no? Si muove attraversando il campo, quindi viene. Oppure lo possono chiamare advena, colui che sopraggiunge, advenire. Un po' come in inglese si dice a newcomer, uno che è venuto nuovo, no? L'advena, lo straniero. Oppure lo possono chiamare externus, extraneus, cioè colui che sta extra, contrapposto a quelli che stanno dentro. Oppure, ecco, questo è più interessante, lo possono chiamare, soprattutto nel latino arcaico, lo possono chiamare hostis. Hostis con la H, voi sapete che in latino vuol dire nemico, normalmente, no? Gli hostes sono i nemici. Nel arcaico, però, l'hostis è il peregrinus, cioè lo straniero, che è definito espressamente pari iure cum populo romano, cioè che ha parità di diritti con il popolo romano. In altre parole, è un peregrinus che ha, uno straniero che ha delle relazioni speciali con Roma e che quindi può a Roma esercitare certi negozi, a comprare, vendere, fare, eccetera. Anzi, è uno straniero, come dire, di particolare rispetto, perché voi sapete, a Roma esisteva militare, perché quelli stavano sempre in guerra, quindi ogni tanto facevano il dilettus, no, la leva militare. Però, e quindi se c'era la leva militare bisognava andare, non è che si poteva fare tanti scherzi. C'erano delle eccezioni. Una, per presentarsi alla leva, una era l'avere un morbus sonticus, cioè una malattia grave che ti impediva di presentarti, oppure l'avere lo status dies cum hoste, cioè avere un giorno stabilito, un giorno dato in giudizio con uno straniero del tipo hostis, cioè con uno di questi stranieri che avevano parità di diritti col popolo romano. Quindi, se io posso evitare la leva militare per andare in giudizio con uno straniero del tipo definito hostis, beh, vuol dire che l'hostis è un personaggio molto rispettabile, un personaggio importante. Non gli posso dire, ma io non vengo perché devo andare a militare. No, ma lì ci devo andare. Domanda, ma perché allora l'hostis come fa a diventare il nemico? Per quale motivo? Cioè, prima è lo straniero con parità di diritti con i romani, poi però voi nelle vostre versioni, studiando i testi, trovate hostis come nemico. Beh, allora, e qui ci riportiamo alla questione del rapporto con gli stranieri. Provate a immaginare delle città piccole, perché Roma all'inizio è una città piccola che se la deve vedere con dei vicini che sono i predestini, che sono i fidenati, che sono gli antemnates, che succede, degli altri gruppi, coi Sabini che circondano la città di Roma. Allora questi sono contemporaneamente i cittadini, gli stranieri con cui io rapporto, e però possono diventare da un momento all'altro anche i nemici, perché è così che funziona. Se voi prendete la storia di Roma arcaica, la vedete che è tutto un continuo conflitto e scambio. Prendete il caso dei Sabini, ma come cominciano i rapporti con i Sabini? Male, perché gli rubano le donne, gli rapiscono le donne, gli fanno la guerra e poi si fondono e addirittura fanno una sola città. Vedete come funziona? Cioè, in queste società piccole,
questi gruppi etnici piccoli, il partner commerciale, quello che è lo straniero con cui scambio, da un momento all'altro mi diventa anche il nemico, cioè sono le stesse persone. In più, ecco, questo forse è ugualmente interessante, nella parola hostis c'è una radice ostire, che indica la parità. Per esempio, quando voi mettete sulla bilancia qualcosa per pesarlo, dall'altra parte, no, la bilancia quella con i due piatti, dall'altra parte ci dovete mettere dei pesi che vi dicono quanto pesa l'altra roba che ci avete messo di là. Ecco, questi in latino si chiamano ostimenta, cioè i pareggiatori, quelli che fanno mettere la bilancia in pari. Oppure esiste una dea, che si chiama Ostilina, che è la divinità che pareggia, che fa pari le spighe di grano. Cioè, è colui che mi è pari sostanzialmente. Questo, infatti, lo dice, no? Pari iure cum populo romano, cioè che ha parità di diritti. L'ostis è il pari. Allora, questo ostis, oltre a essere quello con cui io scambio, come dire, scambio le donne quando mi ci sposo, scambio le merci quando me le porta, scambio le pecore quando è il momento, oppure faccio la guerra, è anche il pari perché è il nemico pari, cioè quello con cui io mi degno in qualche modo di combattere. Ci sono molti casi nelle culture in cui vi sono popoli con cui la guerra non si fa perché sono disprezzati, cioè questi non sono avversari degni di me, mi umiliano se io ci faccio la guerra. Questi ci sono dei casi che ha studiato l'antropologo Claude Lévi-Strauss, no? Più famoso, forse l'antropologo più famoso per tanti motivi degli ultimi del Novecento. E ci sono dei casi appunto di popoli che non vengono presi in considerazione come nemici perché non sono all'altezza, perché non sono adeguati, li disprezzo. E purtroppo anche nella storia dell'Occidente ci sono dei casi in cui, soprattutto durante le guerre coloniali, non si consideravano nemici a tutti gli effetti certi popoli con cui si combatteva, ma semplicemente o ribelli o banditi. No, ecco, appunto, c'è quell'atteggiamento lì, non sono i pari. I miei pari nel fare la guerra sono questi, questi e questi. Poi sono questi altri che non lo sono. Ecco, a volte dietro queste parole si nascondono dei significati culturali molto profondi. Dunque, tornando all'ostis, questo è un altro modo per designare lo straniero, che come vedete però non è affatto offensivo, come non lo è peregrinus, dico solo che si muove nei campi, come non lo è extraneus o externus, dico solo che sta fuori. Non ce l'ho in latino un modo per definire lo straniero con senso etnocentrico di disprezzo. Però in latino questo modo c'è a un certo punto, cioè che fanno i romani? Prendono in prestito la parola barbaros e cominciano a chiamare barbari i popoli che non sono i romani, proprio come i greci avevano fatto chiamando barbaroi i popoli che non sono greci. Qui, e apro questa parentesi per poi passare a cose più serie, si crea una situazione anche abbastanza divertente. Perché? Perché i greci chiamano barbaroi anche i romani. Catone il censore, che detestava abbastanza i greci, la loro cultura, benché ne avesse appresa la lingua da vecchio, lo sapeva e se ne lamentava e diceva: i greci a noi ci chiamano barbari. E così a volte Plauto ci scherza su questo fatto che i greci considerano barbari i romani, perché cioè li considerano barbaroi come consideravano barbaro tanti altri popoli. Però i romani non li possono considerare barbari i greci, cioè considerano barbari tante popolazioni, ma i greci no. E cercano semmai di mettersi sullo stesso piano dei greci, quindi si crea questa situazione interessante di squilibrio. Per cui è uno squilibrio onomastico, no? I greci possono chiamare barbari romani,
ma i romani non possono chiamare barbari greci. Ecco, questo, come dire, spiega anche tante cose, no? Tante frizioni che ci sono fra queste due culture, perché contemporaneamente i romani, che non possono chiamare barbari greci, però spesso li dipingono in maniera derisoria. Per esempio, Plauto spesso si prende il gioco dei Greculi. No, è così come ci sono tante testimonianze, il fatto che i romani considerano i greci leves, cioè leggeri, inaffidabili, perditempo, chiacchieroni. Ci sono tante forme, come dire, di stereotipi negativi applicati ai greci, però la cosa, diciamo, linguistica non funziona. Loro non possono chiamare barbaro i greci, mentre sono chiamati, possono essere chiamati barbari dai greci stessi. Tutto ciò, l'assenza di un'espressione autoctona propria, diciamo, del latino per definire gli stranieri, ci porta a un nodo culturale molto profondo della cultura romana ed è quello, diciamo, su cui io vorrei concludere questa mia breve conversazione, che spero non vi abbia annoiato troppo. Cioè, vedo un rispecchiamento fra il linguaggio e le forme culturali, fra l'assenza di un modo derogatorio di definire lo straniero e certi aspetti della cultura romana che si manifestano fin dall'inizio della sua fondazione. E qui così riprendo anche il tema della terra, dell'autoctonia, che voi credete che io l'avessi abbandonato, ma non l'ho abbandonato, adesso lo recupero. Dunque, racconta Plutarco che la fondazione di Roma avvenne in questo modo. Romolo chiamò attorno a sé un gruppo di persone. Livio dice che potevano essere liberi o schiavi, non importa. Plutarco, per fatti suoi, dice che erano stranieri che arrivavano anche se erano perseguiti da qualche magistrato, non importava, insomma, erano banditi, potevano essere delinquenti. Li raccoglie tutti e forma un asylum, come si chiama, questo gruppo di uomini in cui non si è perseguitati. Questo è il significato proprio di asylum. Si è liberi, non ci sono persecuzioni. Non ci sono padroni che vengono a recuperare gli schiavi, non ci sono magistrati che vengono a reclamare assassini o ladri, c'è, cioè, insomma, un gruppo. Quando fondano la città, e qui è Plutarco che parla, Romolo scava una fossa che sarà il futuro centro della città, perché poi, attorno a quella fossa, seguendo, diciamo, il perimetro di quella fossa, allargando il raggio, verrà tracciato con l'aratro il solco che definirà il perimetro della città. Quindi questa fossa, che si chiama Mundus, il mondo, è centrale nella fondazione della città, perché è proprio il centro della futura città. E, come dire, se voi immaginate un compasso, è come se piantaste la punta nel mundus e poi faceste girare il compasso e fate il perimetro, che saranno poi le mura, il pomerium, eccetera. Che cosa si mette in questa fossa? Si mettono, dice Plutarco, tutte le cose buone della natura e tutte le cose buone della cultura, più o meno. E poi ciascuno di questi uomini piovuti nell'asylum vi getta dentro una zolla di terra che ha portato dalla propria terra, da casa sua, e poi la rimescolano. Allora, questo è molto interessante, prima di tutto perché, come dire, la mescolanza delle zolle di terra fa da pandan simbolico alla mescolanza degli uomini. Quindi ci sono uomini di tutte le provenienze che creano una terra di tutte le provenienze. Due, perché rovescia l'autoctonia ateniese. Cioè, mentre ad Atene ci si immagina che sia la terra a produrre gli uomini, a Roma ci si immagina che sono gli uomini che hanno fatto la terra, mescolando varie zolle. È proprio rovescio.
Fin dall'inizio, insomma, la civiltà romana si presenta come una civiltà di apertura, di mistione, di mescolanza. Livio dirà che proprio questa mescolanza costituisce la forza della grandezza di Roma. Cioè si vanta di questa mistione, no? Mentre ad Atene ci si vanta di essere nati da quella terra ed è esattamente il contrario. Per di più, voi sapete che i romani avranno grande facilità poi a concedere progressivamente la cittadinanza romana ad altri gruppi, altre comunità, altre popolazioni, fino al momento in cui, col famoso editto di Caracalla, la cittadinanza romana verrà estesa a tutti i membri dell'impero, quindi una cosa grandiosa, no? Al contrario, ad Atene non si può diventare cittadini, lo si è se si è figli di due ateniesi. Quindi la cittadinanza non si acquisisce. I romani non solo la concedono ai popoli vicini e man mano sempre a quelli più lontani, ai gruppi, famiglie, eccetera, eccetera. Ma addirittura se un padrone libera uno schiavo, questo diventa cittadino. All'inizio, diciamo, non ha tutti i diritti che hanno i cittadini, ma alla generazione successiva, i figli del Libertus, i libertini, figli di questo schiavo liberato, sono cittadini a tutti gli effetti. Quindi vedete la grande differenza che c'è fra queste due civilizzazioni e anche riscontrate, diciamo, a livello di modelli culturali, questa opposizione di carattere linguistico, no? I romani non hanno un termine, offensivo per definire lo straniero, lo imparano a un certo punto dai greci. I greci hanno un termine offensivo per definire lo straniero, allo stesso modo in cui la civiltà greca è una civiltà etnocentrica, la civiltà romana a questo punto io la chiamerei esocentrica, cioè che si cerca l'identità fuori, che è aperta, che non bada a queste opposizioni, non le sottolinea, diciamo. Concludo citando un personaggio che Seneca, autore che alcuni di voi magari staranno studiando, ha profondamente denigrato, anche Svetonio per la verità, cioè l'imperatore Claudio. L'imperatore Claudio in genere è descritto come uno sciocco. Era balbuziente, guarda caso, sempre la balbuzia è un tratto spesso ironizzato, associato alla stoltaggine, ed è spesso descritto come uno stupido. Seneca nell'Apocolocyntosis lo descrive appunto come un stupidone, e beh, Seneca è un personaggio ambiguo perché nello stesso tempo scriveva per Nerone l'elogio funebre da leggere in occasione della morte dell'imperatore, cui l'imperatore veniva lodato, ma insomma. Bene, l'imperatore Claudio, questo lo sappiamo da certe epigrafi, le Tabulae Lugdunensis, tabule bronzee che ci sono state conservate per fortuna e che comunque sono trascritte da Tacito. A un certo punto prese la decisione di far diventare senatori alcuni galli, alcuni celti, insomma, di famiglie galliche. Trovò opposizione in senato con alcuni che dissero: un senatore italico è meglio di un senatore gallico. Sembrerebbe uno slogan tipo prima gli italiani, diciamo, grosso modo è quel modo di pensare lì. Allora lui rispose in questo modo: nella nostra città noi abbiamo avuto come re un personaggio, Tarquinio, che nella sua città, Tarquinia, era schifato perché era un sanguinisto, era figlio di una domildonna tarquinese e di un greco e come tale era considerata vile. Noi l'abbiamo fatto venire a Roma e l'abbiamo fatto addirittura re. Quindi figuratevi che cosa ci può fare a noi fare dei senatori galli. Abbiamo avuto un re di sangue misto, etrusco e greco e per di più disprezzato a casa sua. Aggiunge, anzi,
I nostri antenati, Romolo, fu così saggio che certi popoli al mattino li considerava nemici, alla sera li considerava cittadini. Cioè aveva questa capacità di intuizione, no? E poi dice anche: che cos'è che ha rovinato la grandezza degli imperi dei greci? L'incapacità di fare questo. L'incapacità di integrare gli stranieri, l'incapacità di integrare i nemici. È su questo che sono crollate questi grandi imperi, queste grandi civiltà. La nostra no. La nostra è forte proprio perché ha questa capacità di integrare e di includere. Come vedete, una capacità di integrare e di includere che sta iscritta nel mito stesso di fondazione della città, gruppo di uomini di stranieri provenienti da ogni parte, che si porta un pezzo della propria terra, che si inventa la sua terra, eccetera, eccetera, e a partire dalla fondazione, diciamo, dall'atteggiamento che poi Roma terrà progressivamente nello sviluppo della sua storia e della sua civiltà.